Con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vana Posti. Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il Signore. Nel
adesso che non sono sciupati, perché tu sei sempre viva e presente. Ora come allora tu sei mia nella mia mente. Sognare si può, buongiorno. Che bello, ciao. Ciao, ciao Ivana. Come che va? Piacere, che tu non sai il piacere che ho nel rivederti. Finalmente posso rivederti dal vivo. Che ah, ma che bella cosa. Antonio, grazie. È vero, ti ricordi? Te, è passato un po' di tempo. Io mi ricordo molto bene. Sì. Ed era stato un altro bellissimo momento in vostra compagnia. Sì, ma anche noi c'eravamo, insomma, c'eravamo divertiti, ma nel frattempo è successa la qualunque. È successo di ogni. Allora, sognare si può. Brava. Oggi ospita... Il teatro abitato e, voilà, e siamo ecco. In parte siamo noi, ma il teatro abitato l'hai battezzato, guarda, che presenta stasera che sera. Allora, il teatro abitato, come faccio a raccontare in intanto parliamo di chi sono i primi esatto. I fondatori del teatro abitato. Quattro elementi. Sì, da dove comincio? Da Teobaldo, che è uno che non c'è. Iniziamo a parlare di quelli che non ci sono, così che non si possono arrabbiare, ecco. Allora, molto bene. Tu immaginati un cantante lirico e di operetta che è già un bambino prodigio, perché noi non ce lo ricordiamo, ma lui esordisce esibendosi nelle trasmissioni di Mai Buongiorno. E quindi stiamo parlando, insomma, di una carriera molto, molto lunga che si perde, perché appunto inizia da bambino. Poi cosa succede? Non si sa. Si sa che lui, come l'eroe di Baricco, il pianista sull'oceano, sale su una nave da crociera. Tac! Ci resta degli anni, perché poi lui sparisce non in giro per i mari, così, ma a un certo punto non si sa perché lui scende. E lì chi ti incontra? Incontra noi, incontra. Che lo prendiamo per i capelli e gli diciamo adesso ti facciamo vivere noi un'avventura. Ti imbarchiamo nave. In avventure molto più, insomma, burrascose. E già lì... Poi andatevi a vedere chi è, insomma, se avete voglia. Devo dire che Teobaldo è anche un mio carissimo amico, abbiamo fatto tantissime cose insieme dopo che è sceso dalla nave, ovviamente. Non è stato subito imbarcato nel teatro abitato, abbiamo fatto tante cose, operetta, canzoni per la guerra, cose per fare la guerra, cose tragiche, insomma... È veramente stato un personaggio con cui abbiamo calcato molti spettacoli, molti palchi in giro per l'Italia. E wow! Beh, però anche io e te abbiamo... Adesso parlo di lui, sì. Che purtroppo è presente, sì. Per cui dirò le cose che si possono dire, no, poi no, se di mi chiamate vi racconto niente. Il resto. No. Allora, lui è un attore, un regista, uno scrittore, sì. Ma la cosa carina di lui è che... Ma un lui po' come, chi è? Lui è Antonio Valleggi. E lui chi è? Antonio Valleggi. Antonio ma Valle, adesso mi faccio piccolo. Adesso questa la dico. Hai presente Alfred Hitchcock che si infilava nei film? Soprattutto lui fa per la pancia, questo ecco, è vero. Lui, no, a parte quello, lui fa la stessa roba con le scene con delitto, perché lui è l'autore. Lo so, diciamolo. Di scene con delitto dell'ispettore Tourbillon. Adesso lo sapete, se volete venirmi a picchiare. No. A proposito, salutiamo Riccardo che è l'ispettore Tourbillon. Ma ciao Ricky. Ciao Riccardo Pellegrini, sei sempre più grande. Meraviglioso, beh, meraviglioso. Sì. Insomma, noi lo salutiamo. È vero, quanto mi manca, è un po' che non lo vedo.
E allora? Insomma, allora io lì lo conosco e cominciamo, io non so, bontà sua, mi vuole in un suo spettacolo e andiamo avanti a lavorare insieme, su di me saltiamo, che sono qua, poi arrivo io. Delle robe. E poi? E poi il quarto elemento è Omar Zarino, certo. Che è un personaggio anche lui un po' strano, tra le altre cose il mio compagno, però non pensare a una roba tipo Albano e Romina Power, perché no. Come no? C'entriamo niente. Tra le altre robe, lui è l'anima dei turisti allo sbaraglio. Wow. Ma tu l'hai visto quello che va in giro su una vecchia panda blu con una scritta gialla con le antenne delle radio e dietro una roulotte ancora più vecchia, sì. Grossa ecco. Come una scarpiera, perché la panda quello riesce a tirare. E quindi noi più o meno ci siamo presentati. E quindi hai imbarcato anche lui nel Abbiamo imbarcato anche lui. Perché il teatro abitato? Perché noi abbiamo visto sto teatro e abbiamo pensato che insomma bisognava farlo vivere, perché questo teatro doveva essere abitato. Abitato da chi, Olga? Ma io ci ho visto un po' di tutto in questo teatro. Vi interrompo teatro, un attimo, sì, perché vi comunico che era caduta la nostra diretta. Ah, bene, da dove? Ma no, la trasmissione radio è andata, okay, però a un certo punto ha fatto plof ed è caduta la diretta. Andiamo avanti. Il microfono? Ma no. Cosa dobbiamo fare? È Facebook avanti. Che fa i capricci. Io lo dico solo perché ci sta seguendo su Facebook, che a un certo punto siamo spariti e adesso io l'ho rilanciato. E dobbiamo ricominciare. Ma no, perché la trasmissione già è radio, il link io l'ho già messo, quindi ci stanno seguendo. Certo. Però ve lo dico perché così ripartiamo un attimo facendo il riassunto, perché magari qualcuno è rimasto a metà. Certo. E chi ci segue su Facebook, scusatemi. Ma no, figurati. Però bisogna dirla questa cosa. Okay. Certo. Allora vado. E allora ricominciamo da capo. Abbiamo detto, fino lì l'abbiamo sentito. Ma Matteo. Sì, io dico solo questo: è caduta la diretta allora Facebook. È caduta la diretta Facebook. Allora abbiamo pensato. Non vi siete abbiamo presentato un po' i quattro elementi del teatro. No, ma abitato. Calcola che la radio sta andando avanti. Quindi riprendiamo un attimo. Dicevamo brevemente. Cosa dicevamo? Che. Voi quattro siete. Siamo Teobaldo Busso, Antonio Valleggi, io che sono Olga Manca e Omar Zarino. Perfetto. E voilà. Stavamo salutando Ricky Pellegrini perché hai fatto una un accenno al fatto che di cosa è responsabile questo nostro Antonio Valleggi. Io sono responsabile di tantissime anche cose. Colpevole, e confesso tutte le mie colpe, proprio tutte. Sono responsabile, io sono l'autore delle storie di Invito a cena con delitto dell'ispettore Tourbillon. L'ispettore Tourbillon sappiamo, credo tutti, che è interpretato da Riccardo Pellegrini. Per cui ebbene sì. E attraverso tanta collaborazione con Riccardo Pellegrini, appunto, abbiamo incontrato Olga Cristina Manca, questa attrice che vagava alla ricerca di una nave, e quindi gli abbiamo proposto anni fa un progetto che era uno sconosciuto con mia moglie, una commedia che abbiamo portato in scena insieme a Renato Liprandi, De Marinis di Camera e Caffè, e da lì diciamo che abbiamo iniziato a navigare non solo con le cene con delitto, ma anche nei teatri, cercando di poter rappresentare non solo lo spettacolo, ma di aprire anche dei progetti nuovi sul territorio, perché questo poi in definitiva quello che noi abbiamo fatto, che io ho sempre fatto, insomma, da sempre. E poi abbiamo trovato quel teatro. Ah sì. Voi sapete che le donne, quando vedono una cosa che gli piace, la vogliono. Per cui Olga si è innamorata. Ma non è che la voglio, cioè il teatro sta lì, voglio, mi sono innamorata di questo teatro bellissimo che poteva prestarsi e si presterà a molteplici usi, e abbiamo pensato proprio di fare l'associazione la programmazione di questo teatro, che è il Teatro Civico di Trino. Il Teatro Civico di Trino, ma senti una cosa, ma io ti voglio domandare questo, il teatro abitato,
Ma il teatro abitato nasce forse da, dalle, dai miei disordini neurologici, ma perché quando l'ho visto io l'ho immaginato abitato, abitato da tutti i personaggi che avrebbero avuto la possibilità di vivere in quel teatro. Ma che meraviglia! Vedi, magari Pirandello che passa, autori, ma non solo, ho pensato, ma anche perché i personaggi, ma il pubblico, quel teatro deve essere abitato. Sì. Io l'ho visto così e voglio che sia così. Certo. D'altra parte il teatro nasce come condivisione, per cui deve essere abitato dal territorio, dalle persone che vivono intorno a questo teatro. Il teatro è una grande tenda che accoglie sotto le sue braccia il territorio, le persone del territorio, chi svolge dei progetti nel territorio e si rapporta con le forze positive. E ne abbiamo trovate tante. Abbiamo trovato degli interlocutori nell'amministrazione, ma soprattutto abbiamo trovato degli interlocutori nel territorio. Noi siamo partiti in quattro e siamo già di più, perché abbiamo incontrato delle persone che volevano fare delle cose. Infatti quello spazio bellissimo si presta a molti usi, non solo quello teatrale in senso stretto, certo. Ci si può fare musica, cinema. Mi senti così? Si possono fare corsi, si possono fare cosa devo così? No, devi fare girata. Lei mi fa dei gesti che mi dice girata verso il microfono così. Così. Ok, va grazie. Bene. Okay, rispettiamo le distanze, un metro. Cioè, sembra lo so che sembra tristezza. Giochi senza frontiere. Lo fare so. Una, in più oggi anche Facebook ci ha fatto pure il dispetto che ha cominciato a fare così. Alle cascate, voilà. Oggi ha deciso di fare un po' di capricci. E ma quindi, insomma, dicevamo. Dove ero rimasta? Io parlavo di questo teatro. Stiamo lavorando a moltissime cose, per cui vi chiediamo anche di seguirci, se vi va, di andare a vedere sulla nostra pagina Facebook Il Teatro Abitato. Assolutamente sì. Magari metteteci anche un like mentre andate a vedere, sì, grazie, così facciamo crescere questa pagina. Si fa, grazie. E nel frattempo, mentre perfezioneremo il nostro accesso in questo teatro, ci siamo dedicati proprio sul territorio alla realizzazione di una piccola stagione estiva con eventi non strettamente teatrali, ma cabarettistici e musicali. Creato per ripartire. Per dire dove... Per ripartire. Che dici Antonio? Racconti tu qualcosa? Sì, come cominciamo? Sì, dicevo tanto per ripartire che abbiamo proprio bisogno di questa ripartenza. Dicevo brevemente che il teatro è condivisione ed è coesione di persone. Cosa è meglio che fare degli spettacoli all'aperto dove si può godere il fresco della serata e godere della buona musica o delle risate? Quindi al Palazzo Paleologo di Trino, che è un bel edificio storico di questo comune, nel suo cortile abbiamo approntato 5 appuntamenti. Il primo parte adesso il 31 luglio con un divertentissimo Francesco Damiano e col suo spettacolo nuovo Scusate se esisto. Scusate già, se esisto. Già tutto un poema questo. Esatto. Però possono anche andare prima, gli spettatori possono anche incontrarlo prima volendo. Sì, no? Sì, questa è la novità se vogliamo di Stasera che sera, che è il titolo della rassegna. Noi abbiamo insieme alla collaborazione preziosissima di Ivana Posti e della sua radio Sognare si può, abbiamo approntato tutte le sere quando c'è il nostro spettacolo, prima dell'esibizione degli artisti, gli artisti stessi incontrano il pubblico in una chiacchierata amichevole, si presentano, raccontano di sé, presentati dalla nostra cara amica Ivana Posti. È una piccola novità, crediamo che l'artista deve, soprattutto adesso, non essere solo su un palco, ma deve un po' rompere questa quarta parete e avvicinarsi al pubblico, spiegando che dietro a uno spettacolo c'è tanta umanità,
c'è tanto lavoro, ma c'è anche tanta anima da parte dell'artista. Tutto sommato, sognare si può, l'artista cosa fa? Sogna. Cosa fa, esatto, sogna. Cosa fa? Senti, allora facciamo così, io farei ascoltare un po' di musica. Bene. E poi cosa ci metti? Ma adesso improvvisiamo e dopo torniamo a chiacchierare di questo teatro meraviglioso, teatro abitato, e di quello che sarà il programma. Ok, grazie. A dopo. Eccoci qua, riapriamo i microfoni e chissà se gracchi ancora, io spero proprio di no. Adesso partiamo anche con un'altra diretta video Facebook, nella speranza che oggi non continui a fare capricci. Sarà il tempo. Sì, perché come sempre accade, quanto più si tiene a fare una cosa, tanto più... Vabbè, la tecnologia si rivolta, sì, ma noi non ci noi ferma siamo... nessuno. Bene, è bene. Vero? Ecco qua. Allora, datemi un secondo che per dispetto ripartiamo. Intanto io volevo salutare tutte quelle persone che ci hanno seguito. Volevo dire e ringraziare, grazie a Antonia De Marchi e Nino che mi dicevano si sente un po' piano di alle persone di parlare più forte, e allora io gliel'ho detto. Abbiamo anche interrotto la diretta Facebook e adesso ripartiamo in modo che magari si possa sentire meglio, Eccoci qua, ora linea definita e partiamo. Tac. Linea ingresso 2 e trasmetti in diretta. Via. Allora, aspetta. Vediamo se riusciamo a partire, che oggi veramente ne combina di tutti i colori. Vediamo un po'. Eccoci qui. Vediamo un po'. Allora, dicevamo, eccoci. Ragazzi, mi stavate raccontando... Sì, del programma. Del programma. Allora, sì. Dicevamo... Vai tu. Sì. Dicevamo, adesso... raccogliamo un attimo le idee, no? Okay, dicevamo che questo progetto
è un progetto di rinascita, di ripartenza, dopo un momento un pochino critico per tutti, no? È stato complicato, finalmente l'arte riparte. L'arte riparte con un vostro, con il teatro abitato, in cui Olga ha visto delle cose, ha visto i personaggi già muoversi che abitavano questo teatro e quindi li ha resi praticamente reali, perché in realtà ha creato tutto questo mescolamento insieme con tutti voi, che avete reso questo possibile, perché in realtà poi ci vuole, come dire, no? Del lavoro. Ci vuole tanto lavoro, e soprattutto, come ha detto giustamente Olga prima, ci vuole anche l'appoggio di tanta gente. Che sono l'amministrazione di Trino, che sono i giovani che abbiamo incontrato, con cui faremo sicuramente dei progetti, e speriamo che l'appoggio della cittadinanza, del territorio, ecco, che è più giusto usare questo termine, del territorio, che le persone vengono ad abitare il Teatro Civico di Trino, il loro teatro, meraviglioso, brava Olga, che il teatro non è di chi lo gestisce o di chi ci lavora, il teatro è del territorio, delle persone. Questa è la grande forza di questa operazione dello spettacolo live, ecco. E questo è vero. Tra l'altro voglio salutare Marta, che era insieme con Ricky l'altra sera a fare lo spettacolo. Marta Barzotto. Ciao, come stai? Che ci manda un saluto e che risalutiamo. Grazie. Ciao. Naturalmente saluto anche tutte le persone che erano collegate con la diretta di prima, che adesso io ovviamente con quest'altra diretta non vedo più, ma noi li salutiamo tanto tanto tanto. Ciao, grazie. Ciao. Ci seguite. Continuate, Sì, sì, state lì, non vi muovete, tornate, che io faccio le finte, oggi va così, che abbiate pazienza. Cosa volevo dire? A questo punto mi piace parlare con voi di questo programma. Stasera che sera? Stavamo dicendo, poi vi ho interrotto sul più bello, ho detto mettiamo la musica, che sono dispettosa, e stavamo dicendo che si parte... Con il 31 di luglio, certo, con Francesco Damiano. Francesco Damiano è un cabarettista che già ha una certa esperienza, ha lavorato con la Cortellesi, con Visio su Zelig, e presenta un suo nuovo spettacolo che è Scusate se esisto. E noi lo perdoniamo. Scusate. E sarebbe carino, per chi vuole partecipare e assistere a questo spettacolo, venire prima a incontrarlo, perché è una cosa che secondo me, secondo noi in questo momento ha senso, è che l'artista rompa questa quarta parete e incontri il pubblico. Questa sarà una costante di tutti e cinque gli spettacoli. La costante forse anche più avanti, anche nelle altre iniziative, questo rompere questa quarta parete, far sentire l'umanità degli artisti, degli attori, dei cantanti, che mettono tanto del proprio, non solo in termini di fatica, ma anche in termini di sogni, di umanità, di speranze, è bello, perché l'artista gli diamo fare dei personaggi, ma non sappiamo chi è. È bello questo rapporto con il pubblico. L'artista non è a due dimensioni, non ha le dimensioni dei pollici di uno schermo, l'artista ha una profondità, quindi per favore hai capito, incontriamola questa profondità. Avete capito, Olga? È la mia amica immaginaria che ogni tanto dice delle cose, ma non ho capito quello che ha detto, quindi non chiedete. No, meravigliosa questa, è vero, no? Cioè, si può parlare con gli artisti. E a volte rispondono pure. Però dobbiamo ricordare che questo è possibile
perché Ivana Posti e la sua radio Sognare si può ha accettato di venire a presentare gli artisti con noi. È un onore, oh, è un onore per me, un piacere immenso. Ed è bellissimo il fatto di poterli, di poterci parlare, ma non solo è possibile per me presentarli e io vi ringrazio, ma sarà possibile anche proprio per il pubblico, sì, certo, parlare con loro, certo, e questa è un'altra cosa che secondo me è molto importante e innovativa, sì, perché probabilmente abbiamo bisogno, sì, di conoscerli. Anche umanamente. Abbiamo bisogno di leggerezza, sì, di rompere, sì, i piedistalli, sì, gli schemi. Io faccio l'attore, ma no, non per questo sono diverso da te, sono come te. Un po' sì, un po' sei diverso da lei. Ma è faccia cattiva, è proprio cattiva, cioè, ma guarda te. No, è sempre l'amica immagina, scusate. No. Siete meravigliosi. Battute. Allora, questo è solo un assaggio di, sì, quello che, di cui noi potremo godere in queste, sì, in queste serate. Cosa vuoi? Le posso dire poi, tutte? Ma poi certo che puoi dirle tutte. Allora, le dico velocemente tutte, sì, così, tutte d'un fiato. Solo, sì, poi me ne dimentico, no, sto scherzando. Sì, l'8 agosto, la grande, carinissima, dolcissima Vanessa Giuliani, anche lei cabarettista. Lei è un'attrice a tutto tondo, perché forse molti di voi se la ricordano il personaggio di Gemma di 100 vetrine, per dire, sì, ha fatto anche tante altre cose, con il suo spettacolo di cabaret, Donne che si dannano, ecco, Donne che si dannano, è allora, carino, intrigante. no, allora, certo che sì, poi... Poi c'è una pausa e riprendiamo il 5 settembre con un duo insomma molto interessante, Sara Sol e Gaetano Pellino, con una serata blues, profondamente blues, con una voce, io spero che voi l'abbiate già sentita in giro, perché è sempre presente nelle feste, nei locali torinesi e non solo. Ma se non l'avete sentita dovete venire per forza, perché è molto riccia e dentro, molto i, suoi ricci, è una voce dentro i suoi ricci c'è una voce incredibile, molto molto blues. Gaetano Pellino poi è un maestro della chitarra blues e jazz. No, vorrei dirti, scusa se ti interrompo, proprio su questo nome, sì, che ci arriva da Sara Picco un saluto anche da Gaetano Pellino e Soul Sara. Ciao. E quindi mi faceva piacere interromperti sul più bello. Stato bene. Non vedo l'ora di rivedervi e risentirvi. Bene. Un salutone grande. Ciao. Ma a proposito, poi, Ricci, chi c'è dopo? E poi. E poi abbiamo il duo Volver, no? Volver. No, scherzo, naturalmente. Ci possiamo fare una puntata su sta cosa, esatto. Andiamo avanti. Quanto andiamo avanti? Anche qui abbiamo Tatiana Arciuolo, voce, e Matteo Castellana al pianoforte, in un programma, ascoltate se non è interessante, da Buenos Aires a New York, passando da Napoli. Tutto in chiave jazz, pianoforte, voce, ragazzi, non mancate, è un'atmosfera bellissima sotto le stelle a Trino, a Palazzo Paleologo. Mamma mia. Guarda, non si può perdere un appuntamento di questo genere. È intrigante, no? Sì. Ma come avete scelto? Aspetta. Già della conclusione. Non so, voleva fare una domanda, Ivana. Perché no, allora intanto finiamo appuntamenti. No, non volevo interromperti. Spero di non dimenticarmi che quello che volevo chiedervi. Sì. Dai. Il 25 settembre chiudiamo questa prima edizione di Stasera che Sera a Trino con C'era una volta Ennio Morricone e il quartetto Venus String Quartet, che è un quartetto d'archi, tutto al femminile, due violini, una viola e un violoncello. Ragazzi,
signori. Signori, emozione. Emozioni a tutto spiano. Emozioni grandissime. Ma io mi domando, e poi mi sa che siamo quasi in chiusura, no, ve lo giuro, è incredibile come meravigliosamente... Ma abbiamo iniziato adesso. Il tempo vola e la nostra mezz'ora se n'è andata, ma noi parliamo ancora un po', perché a noi ci piace, ve ci lo piace. Dico, noi ci piace. Ci piace. Ecco, no, volevo chiedervi, ma come vi è venuto in mente di scegliere un programma così vario? Cioè, che ne so io? Cioè, perché? Detto... No, sto scherzando. Scusa. Bella domanda, Ivana, bella. Olga, rispondi. Dunque, in realtà abbiamo fatto degli studi di settore e abbiamo... No, veramente. Noi abbiamo messo insieme delle cose che secondo noi avessero un senso. Perché a noi non piace solo dare spettacolo, a noi piace anche dire delle cose, farlo, assistere allo spettacolo, no? E quindi abbiamo cercato quale potesse essere un filo conduttore. L'abbiamo trovato sto filo conduttore poi alla fine? No, il filo conduttore è stasera che sera. Esatto. Ecco, sono tutti interpreti validi. Tutte proposte che nei loro vari generi sono da seguire, da scoprire e magari da questo nasceranno altri progetti. Ognuno ha un suo progetto che noi magari lo seguiamo. Adesso non voglio creare delle anticipazioni, ma no, infatti dico solo questo e poi mi fermo. Con Tatiana Arciuolo c'è un progetto molto interessante per la prossima stagione. Che, per cui il rapporto che noi instauriamo con gli artisti che incontriamo su questa nave, no? Percorrendo la nave, cerchiamo di non essere, noi non siamo un'agenzia di teatro, ecco, questo per dire, non è che noi vendiamo spettacoli, certo. No? Noi con i nostri artisti, perché percorriamo un piccolo percorso insieme, che magari questo piccolo percorso può diventare anche lungo, e proponiamo, magari rilanciamo con loro altre progettualità e facciamo salire su questa nave altri artisti e ancora altri artisti e ancora altri artisti e ancora altri artisti. Mi piace questo entusiasmo, e sono tutti dei sognatori, questi artisti, ecco, questo può essere il filo conduttore. Bene, quindi mi avete trovata, nel senso che io anche sono una sognatrice, vi seguo da questo punto di vista tantissimo, perché noi sognatori poi non ci fermiamo mai, no? Nonostante tutto, non abbiamo ancora finito una cosa che già ci portiamo avanti. Brava, com'è vero, com'è vero. capita anche a voi? Io come regista, che sono soprattutto un regista, anche se sono anche un autore, mi piace scrivere, però diciamo che il mio lavoro principale è quello del regista, devo dire che appena finisco le prove di uno spettacolo che va in scena la prima, io sto già pensando a un altro. È così. Oh, meno male che non sono l'unica, perché... perché delle volte, no, uno si sente un po' strano, sì, tra virgolette, dice com'è sto fatto? Devo far finta di tutti i tuoi pensieri che hai. Quali pensieri? No, che cosa ti fa pensare che io ne abbia in questo momento? Dal cilindro, quante idee tiri fuori al giorno? Non lo so, non perché dici questo? Non è vero che ti devo fermare, ti dico basta. Sì, 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 è vero, succede, ma non è colpa mia, sono loro sono loro che escono fuori, sì, questi pensieri vero, incontrollabili. Vero. È così, poi forse, non so, succede qualcosa, uno si abitua magari, no? A sentirli. Vabbè, la gestione è difficile alle volte, no? Quale gestione? Dei pensieri. Cosa ti fa pensare? La gestione dei pensieri. Sì, ecco. Ci si prova, dai. Ci si prova. Va bene. E adesso, noi sognatori, che facciamo? Che facciamo? Ci salutiamo. Come ci salutiamo? Ci salutiamo. Proseguiamo. Andiamo avanti ancora un po'? No. Volentieri. Vabbè. Allora, però come vorrei fare un piccolo riepilogo, sì, per i nostri ascoltatori. Grazie. No? E volevo dire...
delle cose strane mi arrivano. Ma io vedo delle cose in diretta, però mi scrivono cose, mi dicono che vedono la mia ascella. Io in mia diretta vedo noi che parliamo e ci muoviamo. Boh, speriamo in bene, perché io ho degli spiriti cattivi, spiritelli, che mi fanno fare... Però voglio salutare Laura, la... Ecco, adesso si vede il muro tra le due poltrone, fantastico. Scusa, ma sei ferma? È ferma. E non capisco, non so dirvi, ragazzi, che vi devo dire. Allora, adesso... Forse la mossa il ventilatore, ma girando, dici, potrebbe avere... urtato la gamba della, va bene, e allora facciamo così, salviamo il salvabile. Ma... no, sto scherzando, ragazzi, questa puntata sta succedendo intanto voglio salutare Laura Mosca, ciao. Alla quale faccio vedere cosa vedo io nella mia diretta, cioè ci vediamo noi. Ma scherzo, naturalmente, però io faccio anche il video del video, così ci rimane di tutto. Ma di tutto, Ivana Foschi. Ma è bellissimo, cioè, bisognerebbe filmare lei mentre... No, perché tac. No, perché io questa mattina con il nostro tecnico audio video abbiamo fatto tutte le prove, mi ha messo tutto a posto, tutto che funzionava, e Facebook è caduto e ora mi dicono cose strane. E quindi cosa devo fare, ragazzi? Nulla. L'importante è che la trasmissione, lo spettacolo deve continuare. Certo, sempre. La nostra trasmissione va avanti. Va avanti. Voi siete meravigliosi. Oh, grazie. E siete stati e lui non è truccato, Tu e Dolga siete meravigliose, insomma. Ma perché tu sei senza trucco, guarda. Eccoci. Non hai comunque idea. Niente, vi aspettiamo al 31 luglio, che è il primo appuntamento. Sì, a Trino. Certo che sì, a Trino. A Trino prendete informazioni, ci trovate, bravo, è sì, vero? Sì. Che cosa do? Guardate la locandina e trovate tutto, quindi potete prenotare. Adesso bisogna prenotare, purtroppo, quindi non è che potete arrivare lì così belli. Okay, dovete prenotare per telefono o per mail. Il teatro abitato, gmail.com @gmail.com e il numero dei turisti allo sbaraglio. Se lo ricorda il numero dei turisti? Ma voi andate sulla pagina. Il mio di numero 347 inizia. Il mio? No. Dei turisti allo sbaraglio. E può essere. Senti, lo pubblichiamo. Ma certo che sì. Finisce con 266, però non so cosa ci sia in mezzo. Non è che possono provare tutte le combinazioni, scusami. Se ci riuscite, infatti avete... chi vuole può fare la tessera del teatro abitato, va bene, insomma, vedete voi. Intanto trovano tutto, avete detto, però se vi va venite, che secondo me è carino, poi fate un po' voi. Ma certo che sì. Allora voglio registrare, diciamo, a partire che oggi... ragazzi, non ci posso credere, volevo salutarci. Salutiamoci e vi... Ciao! Ciao, meraviglia! Salutiamoci bene. Salutiamoci, salutiamoci bene. Sì, io già inizio. Oh, eccola qui. I saluti del teatro abitato. Di un pezzo del teatro abitato. Un pezzo, perché l'altro pezzo chissà se verrà poi a trovarci. Sì. Io mi auguro presto. Sì, sicuramente. E allora mi raccomando, ci vediamo presto. Ci vediamo sicuramente il 31 di luglio. Ciao. Con Ivana Posti. Con me, che spero sicuramente di avere miglior fortuna di oggi. Scherzo, in diretta da Trino. In diretta da Trino. Sì. E avremo Francesco Damiano, il teatro abitato. A Trino, 19:30. A loro non piace che si dica Trino Vercellese. Questa cosa mi è stata raccontata, l'ho scoperta in realtà. Trino l'ho scoperta da poco, in realtà. Sì. Anch'io. Sì. E allora noi rispettiamo a Trino il 31 di luglio con Ivana Posti e Francesco Damiano, il teatro abitato. Ciao.
let it hold me down. La radio con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato.